Cari amici, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili, del mondo del calcio. Come nel caso di Francesco Dell'Anno, che abbiamo raccontato recentemente, ci soffermiamo sulla storia di un calciatore che è già stato protagonista della nostra saga dei talenti sprecati. Di Marco Macina si è detto tutto il contrario di tutto. Gli almanacchi lo restituiscono alla storia come uno dei due calciatori sammarinesi ad aver giocato in Serie A, ma chi lo ha visto da vicino ne parla come uno dei talenti inespressi più cristallini nella storia della massima serie. Cos'è andato davvero storto? Marco Macina, il Messi di San Marino. Siamo nel 1977 quando il Bologna decide di valutare due giovani talenti, entrambi nati nel 1964. Uno di loro, Roberto Mancini, proviene da Jesi, mentre l'altro, Marco Macina, gioca nel Treppenne ed è originario di San Marino. All'età di 13 anni, entrambi gli attaccanti vengono selezionati dal club emiliano per far parte del settore giovanile. Il primo, Roberto Mancini, diventerà uno dei più grandi fantasisti nella storia del calcio italiano, conquistando scudetti e coppe con le maglie di Sampdoria e Lazio. Il secondo, Marco Macina, invece, concluderà la sua carriera calcistica ad alto livello a soli 23 anni, scomparendo praticamente dalla circolazione. Un infortunio e un percorso successivo senza spiegazioni chiare sembrano essere stati gli elementi chiave che hanno segnato la sua storia. Mancini e Macina condividono 4 anni di esperienza nelle giovanili del Bologna, fino a quando vengono entrambi promossi in prima squadra nella stagione 1981-82. Quella stagione si rivela infelice per i rossoblù, poiché retrocedono in Serie B, chiudendo al penultimo posto in classifica. Nonostante le difficoltà, Macina emerge come uno dei migliori del Bologna, accumulando 30 presenze e 9 reti. Tuttavia, il destino di Macina prende una piega diversa rispetto a quella di Mancini. Macina l'opportunità di scendere in campo solo in 8 occasioni senza segnare alcuna rete, lottando per ripetere le gesta che aveva mostrato negli anni precedenti. Macina raccontò così dei suoi inizi: dovevo fare un provino per l'Inter, ma un'infezione non mi permise di andare a Milano. Il Bologna qualche tempo dopo ne fece un altro, fu una cosa complicata perché avevamo meno di 14 anni. Nonostante il problema dell'età, fummo presi entrambi con Mancini, eravamo amici e andavamo d'accordo, anche perché eravamo i più giovani a Casteldebole. Avevamo ruoli diversi, lui era una mezza punta, io un attaccante di fascia. La mia caratteristica era quella di saltare l'uomo e mettere la squadra nelle condizioni di avere un elemento in più in fase d'attacco. Ero l'uomo dell'ultimo passaggio, quello che si liberava del difensore con un dribbling. Facemmo insieme tutta la trafila fino ad arrivare alla prima squadra. In realtà è proprio in questo momento della carriera che Macina individua la prima decisiva sliding door. Quali colpe ho avuto? Parlare di colpe è difficile, ha pesato l'assenza di fortuna nei momenti importanti. Io in realtà da ragazzino dovevo andare all'Inter, non al Bologna. Un signore di San Marino, padre di un mio compagno e tifoso nero-azzurro, scrisse a Sandro Mazzola: venite a vedere, qui c'è un fuoriclasse. Fui convocato dall'Inter per un provino, ma non potei andare a causa di un'infezione. Quello era l'ultimo raduno che facevano quell'anno, così andai a Bologna. Mi avessero preso i nerazzurri, sarebbe cambiata la mia vita. Non perché i rossoblù non fossero all'altezza, ma l'Inter è un'altra cosa. Avevo un grande talento nei momenti clou, però non sono stato supportato dalla fortuna. Se non hai quella, non vai da nessuna parte. Riportiamo nella nostra storia le lancette al tempo dell'estate del 1982. Mancini, all'età di 18 anni, saluta il Bologna retrocesso e si trasferisce alla Sampdoria, dove vivrà il trionfo e la consacrazione come campione, separando definitivamente il suo destino da quello di Macina. Quest'ultimo rimane fedele al Bologna, cercando di riportare la squadra felsinea subito nella massima serie. Nel frattempo entrambi giocano e vincono i campionati europei Under 16, indossando la maglia dell'Italia. Da notare che in quel periodo San Marino non era ancora affiliata all'UEFA e i giocatori sammarinesi erano considerati parte della nazionale italiana. Tuttavia la stagione 1982-83 si rivela ancor più difficile per il Bologna, che cambia 3 allenatori, si posiziona terz'ultimo e retrocede in Serie C1. Macina ottiene maggiore spazio disputando 14 partite e segnando 2 gol, ma già emergono i primi segnali dei problemi che segneranno la sua carriera. Il 21 febbraio 1983 riceve una lettera raccomandata
comandata da Giacomo Bulgarelli, all'epoca direttore generale del club rossoblù, che lo sospende a tempo indeterminato per aver violato le disposizioni societarie, frequentando un locale notturno, il Club 37. Alla fine dell'anno viene mandato in prestito all'Arezzo, ancora in Serie B, disputando 11 partite nonostante un'inferiorità di impiego dovuta a un intervento al naso. Contribuisce al sesto posto finale degli Amaranto. Nell'estate del 1984 Macina si trasferisce al Parma, retrocedendo nuovamente in Serie C. Nonostante la retrocessione, Macina vive la sua miglior stagione in carriera, con 26 presenze e 3 gol all'attivo. In autunno viene notato persino dal Milan di Lidl, che lo acquista ma lo lascia in prestito al Parma per il resto dell'anno. Questo è il secondo bivio cruciale nella vita di Macina, narrato dettagliatamente sul portale specializzato Sport Live. A Parma avevo fatto subito bene. A novembre del 1984 mi comprò il Milan, che aveva gli attaccanti infortunati. Non potei però andare via per l'impossibilità di fare due trasferimenti nella stessa stagione, essendo andato al Parma già in prestito dal Bologna, e approdai così a Milanello l'anno dopo, nel 1985. Lidolm stravedeva per me, la concorrenza era forte, c'erano attaccanti come Paolo Rossi, Hatley e Virdis. Fossi andato l'anno prima, probabilmente avrei giocato di più, visti gli infortuni delle punte. Gli insegnamenti di Lidolm, non per essere presuntuoso, ma ero un giocatore di talento, quindi facevo cose che avevo naturalmente nel repertorio. Più che a livello tattico, direi che mi ha insegnato più dal punto di vista umano. Lidolm mostrava un'autentica predilezione per Macina, ben oltre le sue 10 apparizioni complessive con la maglia rossonera, durante quel periodo tra campionato e coppe. L'allenatore svedese dichiarò apertamente di considerare Macina un giocatore più veloce con la palla tra i piedi che senza, mai visto uno così. Nonostante questo, Macina vedeva poco il campo al Milan a causa della forte concorrenza nel reparto offensivo e continuavano a circolare voci su suoi presunti comportamenti poco professionali fuori dal campo. La sua transizione da una realtà provinciale a Milano, città molto diversa, contribuiva alla sua difficoltà di adattamento. Nel febbraio 1986, con l'arrivo di Silvio Berlusconi al Milan, Macina venne mandato in prestito alla Reggiana in Serie C per acquisire esperienza. Nonostante sia riuscito a contribuire al terzo posto finale degli emiliani con 23 presenze e 4 gol, Macina non riuscì più a risalire la china. Nel 1987 il Milan lo cedette nuovamente in prestito, questa volta all'Ancona, sempre in Serie C. Durante la preparazione precampionato Macina giocò solo 4 partite. In un incontro con l'Ospitalità Letto avvertì un dolore al ginocchio che lo costrinse a fermarsi. Inizialmente sembrava un problema al menisco, ma la realtà si rivelò ben diversa. Questo episodio segnò la terza e ultima sliding door della sua carriera, conducendolo verso la fine. Non solo l'infortunio, ma anche le scelte successive ebbero un impatto devastante. L'11 ottobre 1987 Macina disputò la sua ultima partita ufficiale con un club. Aveva 23 anni, compiuti appena 12 giorni prima. Sembrava solo una distorsione. Il ginocchio non si era gonfiato, raccontò. Riuscivo a correre dritto ma non a fare i cambi di direzione, quindi continuai ad allenarmi. A dicembre feci un'artroscopia, rottura del legamento collaterale, il responso. Fui operato, persi tutta la stagione. Anche qui, come con le tempistiche del mio trasferimento al Milan, ci fu una situazione particolare. Se il ginocchio avesse dato subito problemi e mi fossi operato immediatamente, non avrei perso 3 mesi. Effettivamente Macina riuscirà a fare ritorno in campo indossando la maglia della neonata nazionale di San Marino, con la quale parteciperà a 3 partite. In questo contesto diventa, insieme a Bonini della Juventus, uno dei 2 soli giocatori sammarinesi ad aver calcato i campi della Serie A. Tuttavia il suo sogno di gloria si era ormai dissolto da tempo, lasciando dietro di sé una scia di rimpianti anche a causa delle voci riguardanti i suoi comportamenti al di fuori del campo. E ritorniamo alle parole di Mancini in un seminario ai ragazzi del Bologna. Tecnica e personalità sono importanti, ma non sono tutto. Io ho perso un paio d'anni dopo l'esordio, pensando che fossero tutto. Di qualità ne avevo, me l'aveva data il buon Dio, poi ho capito e sono migliorato tanto con il lavoro. Non l'avessi fatto, mi sarei perso, come Macina. Era un classe 64 come me, mio compagno nelle giovanili del Bologna. Era il più forte del mondo tra gli under 15. Poteva essere Messi, non ho mai più visto uno con il suo talento.
ma non gli piaceva allenarsi e si è perso per strada. La versione di Macina, in un'ideale ultima parola sulla sua storia lasciata in un'altra intervista alla Gazzetta dello Sport, è però un po' diversa. Ma no, non è vero che scappavo dai ritiri o andavo troppo in discoteca. Avevo questa nomea, uno andava in discoteca quando la stagione era finita, ho quasi 60 anni, potrei ammettere le cose adesso, cosa cambierebbe? Non ho fatto nulla di sbagliato, ma ai tempi magari si andavano a cercare i motivi del perché un talento così si è sprecato. Non mi si sono incastrate bene le cose in carriera, senza fortuna nella vita non vai da nessuna parte. Errori? Ne ho fatti, certo. Dopo l'infortunio dovevo comunque rientrare, anche in Serie C, e dimostrare quanto valevo. Ma non era presunzione, in quei momenti ero demoralizzato, non ho accettato offerte perché speravo in soluzioni migliori. Ho sbagliato e a un certo punto non mi hanno più cercato. Ma se i giornalisti ancora mi vengono a chiedere del perché non sia riuscito a sfondare dopo oltre 30 anni, significa che qualcosa valevo davvero. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!